Sette partite in un mese, il campionato di Serie C accelera la frequenza degli impegni e il Tour de Force scoprirà ancor di più le carte sulla consistenza del Pescara e delle sue avversarie per la vittoria finale. Per una fase non decisiva ma comunque saliente della stagione, il tecnico biancazzurro Auteri non appare preoccupato dallo stop di Pompetti, oltre a quelli di Bocic e Chiarella, e dalle minori rotazioni a centrocampo. Abbiamo recuperato bene Giambò, c'è Valdifiori e c'è Sanogo, quindi non credo che ci sia un'emergenza. E poi devo dire che sia Memusciai che Rizzo stanno bene dal punto di vista fisico, quindi no, non ci sono problematiche particolari. Certo che da domani si comincia a giocare tre partite in sette giorni che sono molto importanti, probabilmente ci sarà necessità di ruotare qualcosina, ma per adesso pensiamo soltanto alla partita di domani, che è quella più immediata. Sta bene in grosso dopo il problema alla spalla riportato domenica scorsa. Auteri dovrebbe confermarlo, altrimenti toccherà il match winner col Montevarchi, Frascatore. In mezzo si riparte dalla coppia Memusciai-Rizzo, in avanti è recuperato Clemenza, ma Galano è in chiaro vantaggio. Il Robin delle Puglie e Dursi saranno ai fianchi del centravanti, ruolo per il quale sono in rialzo le quotazioni di De Marchi, che deve però guardarsi da Rauti e Ferrari. L'organico della Viterbese non è un organico che... voglio dire, merita questa classifica, ha un contenuto totalmente diverso come livello. Ha fatto anche delle buone gare in questo inizio di campionato alla Viterbese e probabilmente ha raccolto anche meno. Questo noi lo sappiamo, abbiamo analizzato le loro partite e non avremo, di certo, ma nessuno se lo può poi permettere, un atteggiamento come, cioè superficiale oppure dovuto, oppure, ma non esiste proprio. Le partite si giocano in campo e si vincono in campo. Noi abbiamo un'idea di gioco e chiaramente poi la adeguiamo a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario, e che possiamo cambiare ogni volta. Cambiamo non atteggiamento, il nostro filo conduttore è sempre quello, quindi cercheremo di mettere la partita sui binari dell'intensità, della velocità, della pressione e del gioco veloce. Bisogna gestire bene Le transizioni negative. Ultima in classifica e reduce da tre stop di fila, la Viterbese è in difficoltà e la panchina di Dal Canto vacilla nonostante la fiducia rinnovata da parte della società. Rientra il difensore Martinelli e quasi certamente sarà confermata la difesa coi tre centrali, utilizzata da due partite, con il fratello d'arte D'Ambrosio, l'olandese Van der Velden e Martinelli. In attacco possibile la soluzione del trequartista con due punte anziché il tridente, e quindi Enrico alle spalle di due tra Volpicelli, Capanni e Murillo. Noi oggi abbiamo bisogno di tentare di andare a fare un risultato positivo con tutte le forze che ci abbiamo, quindi siamo concentrati principalmente su questo. È una partita da... io così su due piedi ti direi da grandi, nel senso da giocatori comunque con una certa esperienza, perché andiamo a affrontare una squadra forte che tanti giovani non ne annovera, quindi è giusto che anche i vecchi nostri, tra virgolette, si prendano le proprie responsabilità.